Annunciamo adesso la prossima categoria, che è quella di Banking and Finance. Il premio è Boutique di eccellenza dell'anno Credit Management Operazioni NPL. Il premio va allo studio legale Mabe & Partners. L'estrema preparazione, la capacità di innovare e professionalità dei professionisti, nonché la completezza dei servizi forniti in ambito legale, ne fanno una boutique di eccellenza nel panorama italiano, quale player di collegamento nel mondo variegato degli NPL, nella gestione del credito e supporto al finanziamento. Io saluto l'avvocato Massimiliano Bettoni, Managing Director, e l'avvocato Angelo Visco, Managing Director. Anche lui, buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie per essere con noi. Allora, un commento anche insomma introduttivo per questo premio. Assolutamente sì. Innanzitutto questo premio ci onora perché è stato fatto un grandissimo lavoro di squadra, sostanzialmente, perché poi siamo il frutto di quello che appunto noi abbiamo sempre siamo creduto sostanzialmente, quindi la nostra squadra è quella che poi deve prendere i meriti di questo nostro premio, i quali siamo onoratissimi e quindi ci sprona naturalmente a fare sempre meglio e quindi siamo veramente molto, molto felici di questo, soprattutto per una struttura che è ancora abbastanza giovane, quindi uno studio che è nato pochi anni fa, che però ha creduto in delle modalità moderne di fare consulenza in ambienti naturalmente molto specialistici, che sono appunto quello degli NPL, della gestione e delle operazioni NPL, del credit management in sé, e quindi sostanzialmente questo è un riconoscimento che noi desideriamo appunto condividere con tutta la nostra squadra sostanzialmente. Certo, chiedo anche al suo collega insomma un commento, magari aggiungendo la capacità di innovare che abbiamo sentito nella motivazione, che cosa significa, così almeno possiamo dare anche un seguito a quello che già si stava dicendo. Mi unisco innanzitutto al socio Massimiliano sulle felicitazioni, nei ringraziamenti che vanno a tutto lo studio, a tutti i collaboratori che ci hanno permesso insieme ai nostri clienti di essere qui questa sera. Perché appunto con le nostre idee, con la nostra testa, con le braccia e la testa dei nostri collaboratori e con la fiducia dei nostri clienti siamo oggi qui insomma a festeggiare questo premio. Sì, innovativo, lei ci chiedeva perché appunto probabilmente abbiamo la nostra idea è stata quella di spingerci un po' oltre rispetto a quello che è uno studio tradizionale. Noi abbiamo appunto la forza del nostro studio è quella di avere un'alta specializzazione, una specializzazione che sostanzialmente si realizza in due macro dipartimenti che sono tutti e due diciamo nel settore degli NPL, del credito, ma che vanno appunto dagli NPL del settore bancario e finanziario agli NPL nel settore delle utilities, sì. Che cercano appunto di gestire l'intero ciclo del credito in questi due settori, per cui appunto non lasciano nessun anello della catena del ciclo del credito. Ed è per questo appunto che probabilmente possiamo definirci innovativi. Noi andiamo a generare operazioni di cessioni e dismissioni di portafogli NPL o a seguirli come advisor per poi andare a gestire questi portafogli ceduti o acquisiti appunto dai nostri clienti nella parte della due diligence, nella parte dell'home management, nella parte del contenzioso e quindi abbiamo cercato di costruire questo meccanismo
che si spera, insomma, venga perfezionato man mano. Ecco. Certamente, certamente. Avvocato Bettoni, come è partita la ripartenza? Un gioco di parole che comunque ci allora, sta. In realtà noi abbiamo molto, molto lavorato nel periodo soprattutto del lockdown e abbiamo anche messo a punto una serie di servizi proprio per la nostra conoscenza del mercato bancario e finanziario che potesse essere utile anche per il discorso della collettività, mettendo a disposizione la nostra experience per poter gestire sia appunto i rapporti nel recupero del credito, ad esempio da interessi da ritardato pagamento delle pubbliche amministrazioni, dove il nostro studio è molto competente ed eccellente, potrebbe essere appunto potrà essere molto di supporto a tutti quei soggetti che avranno bisogno naturalmente di ripartire, e questa è la chiave, una dei servizi che noi abbiamo diciamo messo in atto in questo periodo di lockdown. Naturalmente, per quanto riguarda le nostre attività e settori, sicuramente questo periodo, diciamo, di crisi durante il Covid e il post-Covid, che noi vedremo sicuramente nel medio termine, soprattutto in un autunno, crediamo, molto caldo da quel punto di vista, sarà quello di un aumento delle esposizioni debitorie di debitori o di nuovi debitori nei confronti appunto di banche finanziarie e soggetti appunto che sono deputati appunto a pagare appunto finanziamenti e quindi ci aspettiamo purtroppo un aumento dei crediti NPLs certo, al mercato. Certo. Chiaramente noi siamo assolutamente disponibili e pronti naturalmente con la nostra struttura e con tutta la nostra squadra che conta circa 40 collaboratori nel affiancare naturalmente tutti questi soggetti in senso globale per cercare di superare e di dare opportunità, diciamo, e soprattutto soluzioni efficienti sia dal punto di vista quantitativo ma sia dal punto di vista qualitativo fondamentali in un periodo del genere. Certo, ecco, esatto. Mi fa piacere vedere dietro di lei il nostro premio, vuol dire che è una continua riconferma delle idee che il Comitato Scientifico, insomma, ha messo a punto analizzando il vostro lavoro. Quindi io ringrazio l'Avvocato Massimiliano Bettoni e l'Avvocato Angelo Visco, entrambi Managing Director dello studio legale Mabe & Partners, e a presto naturalmente con grazie. Le fonti TV grazie. E le fonti Awards. E adesso noi continuiamo con la categoria societario and restructuring.